devi compiere, figlia mia, con amore ogni azione, con l'amore devi rispondere all'odio e così potrai dire al mondo: io non griderò, non solleverò polveroni, ma testimonierò il nome del Signore. Amando voi tutti, fratelli, perché il Signore Gesù si fa carne solo e soltanto per forza d'amore. Poi continua ancora nel corso degli anni il Signore ad ammaestrarci all'amore nella non difesa. Solo chi si interessa ai peccatori trova la porta del Re aperta. Con mille immagini cerco di arrivare al loro cuore e talvolta mi costringo, dice Gesù, a mutare perfino la materia per loro, mostrando prodigi di lacrime o sudore odorosi. Ma esse, le anime, dopo i primi sentimenti romantici, sprofondano nel letargo dell'ambiente circostante. Con codeste anime non potrò instaurare un dialogo. Esse si negano sempre, eppure dicono di amarmi, di essere cattolici, di essere cristiani, di stare all'interno della Chiesa, di difendere i veri valori. Dice Gesù, essi non comprendono che amare vuol dire anche riparare e soccorrere Cristo nei fratelli. Essi non comprendono che il sacerdozio in ordine di grado prevede la responsabilità di salvezza. Nessuno dovrebbe rispondere a questa chiamata se non per dispensare generosamente beni, affetti ed opere. Io, il Re, non sono il trastullo delle loro frustrazioni, ma lentamente lavorano perché lo diventi. Dice Gesù, poiché io sono presente in mezzo a voi, quando pregate, figli miei, pensate a coloro che colpiscono al cuore la mia santa Chiesa. Questa è l'ora che io mostri agli uomini il rifiuto che hanno della mia legge, della via maestra. Voi, falsi interpreti delle mie parole divine, osate ancora sfidarmi. Figlioli della mia casa, ho atteso senza toccarvi con la mia giustizia, usando amore e misericordia verso i vostri continui giudizi stolti, senza sapienza e senza amore di veri pastori. Voi senza prudenza avete condannato e vomitato le mie rivelazioni. Mentendo e calpestando vi siete comportati da cattivi scolari della mia parola. Figli amati miei, se non vi amassi a tal punto, quale disastro il Padre mio manderebbe sulla terra? Quando, figlioli, comprenderete che le mie parole, le mie rivelazioni non termineranno sino a quando non terminerà il mondo? Di certo il figlio del mondo, il principe del male, molti lacci vi tenderà, ma voi dimostrate di cadere più nelle mie prove sante che in quelle più palesi del nemico. Se io vi provassi ancora di più, si scoprirebbe una fede così misera, dice Gesù, da non sostenere neppure il mio sguardo d'amore. Ecco, cari amici, voglio introdurre questa semplice meditazione
che non ha né l'aria né la presunzione di essere una catechesi. Questa la dobbiamo lasciar fare ai sacerdoti, quelli preposti però, quelli chiamati ad essere tali come cooperatori della verità a sostegno e a vantaggio delle anime. Dico questo perché ci sono, come dire, in questi nostri ultimi giorni molti sacerdos vacantes che si divertono di qua e là, stando fuori dalla Chiesa, ma cercando e tentando di rabbattare quello che in realtà non è loro vile, e a loro le pecore non dovrebbero ascoltare. Quando dico questo, e anche cari amici e fratelli che ascoltate, per porre l'accento su uno degli ultimi incontri che abbiamo avuto, in cui su Zoom ho detto con molta chiarezza quello che certamente è il mio pensiero, ma cari amici, qua non siamo venuti a friggere patate. Nessuno è chiamato a dettare il proprio ego superlativo. Non ci siamo alzati la notte, come dice San Paolo, per sogni inventati per vana gloria. Ci sono tutta la nostra vita in ballo. La nostra testimonianza passa per una vita di sacrifici, di sofferenze. E quindi, cari amici, se non comprendiamo il linguaggio con cui la Madonna ci parla, quando ci dice che nel suo cuore immacolato noi troviamo la sapienza e non solo il rifugio, allora non riusciremo a capire la fiamma della vera sapienza. In questi nostri giorni, cari amici, troppe false voci si levano a vantaggio della disgrazia delle pecore. Questo lo voglio dire dal basso della mia povera testimonianza, perché da quando la Madonna è apparsa a Manduria, certo c'è chi crede, chi non crede, ma cari amici, c'è un dato di fatto. A Manduria la gente guarisce per opera e misericordia di Maria Santissima, quindi non è un fatto solo riportato nel noto che la Madonna stia in mezzo a noi con la sua soprannaturale grazia, ma è databile attraverso le grazie, i miracoli, la gente che ritorna a nuova vita, con un'esperienza di grazia, ritorna in Chiesa. La Vergine dell'Eucaristia in tutti questi anni a Manduria ci ha insegnato tutta la riforma del culto eucaristico. Chi se non la Vergine dell'Eucaristia oggi ci può parlare, ci può dire della validità della messa oggi? Nel web, nei giorni passati, ho ricevuto tantissimi insulti. Ecco, io mi rivolgo a queste anime, non perché ha la presunzione di convincere nessuno. Bernadette diceva, non posso io convincere voi, sarà lo Spirito Santo a farlo, io sono solo un semplice strumento di Dio. Ma la Madonna Manduria da ben 30 anni, da quando è apparsa definendosi Vergine dell'Eucaristia, ci ha fatto intendere che sull'Eucaristia non si poteva intransigere. Era tutta una vita attraverso il dono, con l'offerta della riparazione, una scelta che dovevamo fare. Quando la Madonna ha parlato a Manduria della comunione non sulle mani, io mi domando, dove eravate? Quando tutti dicevano che Manduria non esisteva, che Manduria era falsa, dove eravate? Adesso siete diventati tutti cattolici, siete diventati tutti delle persone per bene, purché su una cosa, siete scivolati sulla realtà pragmatica e semplice, che se non possiamo toccare l'Eucaristia, come non dovremmo farlo mai più, e ritornare a fare un passo indietro verso il rispetto di Cristo,
non dobbiamo toccare il papà. Mi rendo conto, cari amici, che a qualcuno può sembrare che io dia questo messaggio e ad un certo punto qualcuno dice: ma non è Deborah di Manduria? Io non ho mai detto che la Madonna Manduria abbia inteso dire che la Chiesa è falsa. Perché se la Chiesa fosse falsa, anche i sacramenti che noi riceviamo sono falsi. Allora ci si domanda: se noi non crediamo che la Chiesa, nonostante oggi non brilli più di sua bellezza propria, non è sempre la stessa di Cristo, Chiesa, come dice nostra madre, quando all'ultimo giorno Gesù la risolleverà dal fango entro cui è caduta. Ma andiamo per gradi, cari amici, perché questi discorsi che ribadisco, queste meditazioni e soprattutto quello di cui stiamo per parlare, intanto non toccherebbe a noi, del popolo di Dio, giustamente doverne parlare, perché questo è materia del cosiddetto circolo degli apostoli. Allora, veniamo più in fondo. Ci dice Fulton Sheen: come poté essere un uomo perverso come Alessandro VI, il vicario infallibile di Cristo a capo della sua Chiesa? La soluzione, dice Fulton Sheen, è nel Vangelo. Il Signore cambiò il nome di Simone in Pietro e lo fece pietra sulla quale avrete costruito, e si chiamò Chiesa. Fece però allora una distinzione che ben pochi continuano a non notare. Distinse con molta chiarezza tra infallibilità o immunità dall'errore e impeccabilità o immunità dal peccato. Lo spiego in termini più semplici: l'infallibilità è praticamente l'impossibilità di insegnare il male, l'impeccabilità è l'impossibilità di fare il male. Il Signore fece Pietro infallibile, ma non impeccabile. Poi continua Fulton Sheen: quale pietra su cui edifico la mia Chiesa, qualunque cosa tu dica, con l'aiuto di Dio sarai come roccia preservata dall'errore, ma come Simone, figlio di Giovanni, in quanto uomo sei un peccatore. Pietro, il potere che detieni è opera mia, mentre la tua inclinazione al peccato è farina del tuo sacco. È così difficile afferrare questa distinzione tra l'uomo e la sua funzione, ci si domanda. Allora, cari amici, quando nel 2005 la Madonna ha parlato, ancora prima che arrivasse Benedetto XVI, dove erano tutti gli urlatori dei nostri giorni? Quando la Madonna disse con molta chiarezza: l'uomo che verrà all'insegna del povero si chiamerà Francesco. Quindi profezia, dove erano tutte queste persone che dichiaravano invece ben altre cose? Allora, cari amici, sappiamo che in questi giorni è uscito l'Instrumentum Laboris. Sappiamo che ci stiamo preparando alla più grande della devastazione in cui la Chiesa sta per cadere, ma non per questo possiamo permetterci di mancare rispetto al Santo Padre. Lo dico e lo ribadisco da Manduria, 100.000 volte. Il Papa, nella sua sostanza umana, può sbagliare. Papa Francesco certamente ha inteso mettere in evidenza tantissime cose che lasciano perplessa soprattutto quella cristianità più cattolica e decisa, quella frangia di cristiani motivati da una devozione ferma e dal cuore immacolato
alcuni brani tratti dal libro delle profezie di Manduria, certamente profezie datate 15-20 anni fa. Cosa dice la Madonna? Che sarà un fratello, non un padre, ma non per questo io posso chiamare questo fratello, comunque, come lui ha voluto definirsi, vescovo di Roma, impostore. Se è vero che i santi hanno sempre dichiarato con forza obbedienza al papato, noi riaffermiamo con la voce di Benedetto XVI, allorquando nel 28 febbraio del 2013, salutando tutta la curia romana, dichiara e afferma con la sua legittima voce, il suo volto, il suo corpo, tanto perché non ci si inventi altre cose da web, disse: confermo, mi sottometto e continuo a rassegnare non solo la stima, ma obbedienza al Papa che sarà scelto in mezzo a voi. Quanto a quelli che dicono delle varie commissioni, dell'invalidità, dell'elezione, vorrei richiamare tutti quanti, cari fratelli e sorelle, a concentrarci su problemi ben maggiori. Voi sapete che questo sinodo che sta per iniziare, meglio, è già iniziato, ma che sta per iniziare propriamente i suoi lavori, scendendo nella interiorità di certi leggi valoriali cristiani, andremo a toccare tanti, tanti di quei temi che sono cari alla Madonna e come dire, quali sono i temi cari alla Madonna? La salvezza della famiglia, la salvezza del sacerdozio, il ripristino del culto eucaristico, la morale sessuale, eccetera, eccetera, eccetera. Voi sapete, cari amici, che si intenderà fare un'ampia discussione, ma già a grandi linee abbiamo capito, la Chiesa sta facendo questa sua dura navigazione. La Madonna qui ci ha preparati molti anni fa e ci ha detto che sarebbe venuto un tempo in cui questa barca avrebbe preso acqua da tutte le parti, ma che alla fine, lo Spirito Santo attraverso il cuore immacolato di Maria avrebbe portato il trionfo nella Chiesa e nel mondo. Allora, cari amici, quando a Manduria la Madonna è apparsa ha detto: siate buoni figli miei, riparate, offritevi all'amore e non giudicate. Chi siamo noi per giudicare? Allora ci sia di consolazione e conforto l'invito di nostra madre, perché Papa Francesco tutti i giorni chiede preghiere dappertutto e allora noi sottoscriviamo un grande foglio sul nostro cuore, diciamo: Papa Francesco, io pregherò per te, noi stiamo nella Chiesa. Capite, cari amici, mentre io dico questo, voi sapete che Manduria è completamente, come dire, respinta dalla curia locale, ma non per questo io mi posso esimere dal dirvi quello che la Madonna ha raccontato e detto. Poi se le cose non sono così, il futuro dirà. Ma dopo 30 anni, amici, la Madonna ci ha insegnato che il giudizio non serve, ma che ci vuole preghiera, penitenza, sacrificio, immolazione, che ha bisogno di persone che, quando, qualora, ci verrà detto, mentre noi intanto professiamo l'obbedienza alla nostra Chiesa cattolica, per forza, quella è la Chiesa e quello è il capo visibile, anche perché in una lotta intestina come la quale ci troviamo non potremo far fronte alla lotta e alle sfide che ci vengono dalle altre religioni. Allora voi capite, cari amici, che in questo momento per obbedienza noi accogliamo. Ma se ci dovesse essere chiesto per obbedienza qualcosa,
che andasse contro la nostra coscienza, è evidente che il popolo di Dio dirà: no, caro Papa Francesco, così non andiamo avanti, così noi non possiamo. Come avrebbe voluto dire la Madonna, le stesse cose l'avrebbe voluto sentire quando dormivate. La Madonna diceva: non prendete Gesù nelle mani, andate presso l'altare con le ginocchia in atto di umile riparazione per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano, non amano, che offendono e che deridono anche il corpo mistico di Cristo. Allora, dove eravate in quei giorni quando i carabinieri ci prendevano dalle chiese, ci cacciavano e ci portavano nei tribunali? Oggi ci siamo scoperti tutti cattolici, ma la cattolicità non può che non essere fondata sul Papa. Se il Papa dovesse sbagliare, se il Papa dovesse andare contro la morale, come qualche volta è capitato di fare affermazioni particolari, che mi raccomando, cari amici, non siate così mascalzoni e fraudolenti di interpretare estrapolando da un discorso che il Papa fa, perché se il Papa sta dicendo di un commento e tira fuori una frase d'effetto, domani, dopodomani sui giornali non scrivete: Papa Francesco ha detto che Dio non esiste, Papa Francesco ha detto che Maria è la donna della strada. Ma guardate, cari amici, che Maria è veramente la donna della strada. I piedi di nostra madre sulla nuvola della sua apparizione mostrano come ella è il cammino verso la comunione tra tutti i fratelli. Allora capite, cari amici, che lasciamo questi discorsi a chi è più in alto di noi, non preoccupiamoci, perché la Madonna ha detto con molta chiarezza che Dio sta permettendo queste ore di prova. A cosa serve per Dio la prova? Serve a mettere a fuoco la fede che abbiamo, cari amici. La fede è un dono del Signore. Nessuno può dire: io ho la fede, perché la fede mi appartiene da me stesso. E così, cari amici, la prova determina l'avanzamento della fede, e la fede che cammina senza l'amore non avrà mai carità abbondante nel sopportare tutte le prove della vita. Allora, cari amici, quali sfide, quante sfide vengono verso di noi, i nostri fratelli omosessuali? Quanta gente oggi grida e dice: i fratelli omosessuali non possono partecipare. Ma amici miei, ci sono fratelli omosessuali come gli eterosessuali che vivono in grazia di Dio. Allora perché, ci si domanda, non possono partecipare della comunione? Ci sono delle persone che sono sposate e divorziate, ma che vivono in una comunione fraterna, hanno dei padri spirituali. Allora chi siamo noi a fare di tutto un erbo un fascio? È chiaro però che se domani ci viene detto che i preti lo possono fare anche le donne, e che domani le donne, i preti, potranno diventare vescovi, e che poi domani sacerdoti omosessuali entrando nei seminari possono evidentemente creare turbativa presso i giovani che rientrano, è evidente che su questi aspetti non si intransige. Nessuno può dire che se tali cose fossero approvate, allora noi restiamo in obbedienza. Ma fino a quel momento ancora non ci siamo arrivati, perlomeno ci dice Gesù: pregate, pregate e ricordatevi che i santi e gli angeli sono venuti apposta per darvi una mano. La Madonna sa perfettamente in quale oscurità siamo entrati. È la purificazione della Chiesa, cari amici. Cosa pensavate? Che era una passeggiata al mercato? O che era un video dell'Isola dei Famosi? No, cari amici.
nostra vita immersa nella passione di Cristo. Questa Chiesa che sta camminando evidentemente nell'abbraccio del suo Redentore non può che non entrare nelle ore della sua passione ad imitazione e prefigurazione di colui che è morto. E ricordatevi, a quelli che vivono nella tristezza, gioia ragazzi, Dio è gioia e speranza, perché se tu caro fratello, cara sorella, sei nella paura, nella tristezza, Satana ti terrà il cuore stretto tra le sue grinfie. Tu devi avere fiducia nello Spirito Santo. Chi può dire allo Spirito Santo come, dove e quando? Allora crediamo, se crediamo, che lo Spirito Santo è il padrone dell'universo tutto creato, increato, di ogni forma. Dunque egli, nella sua magistrale potenza, saprà riprendersi tutto per restituirlo nell'abbraccio di Dio Padre, per intercessione dei sacri cuori di Gesù Maria e anche perché non del nostro caro San Giuseppe, a cui noi questa sera vogliamo offrire questa meditazione e dire: caro San Giuseppe, la affidiamo a te perché arrivando ai nostri fratelli e alle nostre sorelle comprendano che dire che gli altri sono cattivi, gli altri sono falsi, gli altri sono brutti, ci danneggia, spezza l'unità che Gesù vuole costruire. Ma come? Fino a pochi anni fa avevamo messo a noi decine di persone che lavoravano per l'unità dei cristiani. Come posso io fare unità con i fratelli ortodossi, forse anche con i protestanti, cominciare a dialogare, essere forse in dialogo con i musulmani, se tra noi cristiani vive l'odio, vive la vendetta e di tutti quelli che in questi giorni riempiono il web? Sapete cosa vi dico, cari amici? Che c'è da fare una domanda. Ma se ogni volta che si contrasta qualcuno dice di pensare in maniera diversa da voi, voi odiate, a quale Chiesa di Cristo appartenete? Avete sentito il Vangelo di Luca e di Matteo? Se ti danno uno schiaffo, porgi l'altra. Se tu dall'altra parte dici di essere vero, di stare nella vera Chiesa di Cristo, allora taci, dice il Signore, lasciati strappare le vesti. Non insistere per penetrare nella coscienza di chi non la pensa come te. Non insistere, non turbare il cuore di tante persone che già sono sbandate di loro. Una volta renderemo a Cristo conto di quello che abbiamo posto in essere. E vorrei concludere, cari amici, con questo messaggio. Dice Dio, quando il Padre vi chiama, i figli devono rispondere. Se avrete la luce dello Spirito Santo, altrimenti sarà uno show che si fa nelle sale degli alberghi. 10 agosto 2005, questa notte ho fatto un sogno terribile, al termine mi sono alzata completamente sudata, come questa sera che qui in Puglia fa un caldo terribile, mi trovavo come dentro una città antica e man mano che camminavo ho cominciato a capire che si trattava di Roma. Ero davanti al Colosseo e ormai era quasi del tutto crollato sotto dei colpi venuti da aerei perché ve n'erano una grossa moltitudine in giro. Vi era un'atmosfera di completo fracasso, poiché tanta era la gente nelle strade e gridavano come in preda ad odio misto a terrore. Le donne furono
fuggivano con in braccio bambini, strattonando i giovani adolescenti, impietriti dalle scene. Non sapevano se fotografare o strappare. Avevano tutti in mano un telefono, ma non so perché, non credo che un cellulare possa fare immagini. Infatti questo messaggio mi fu, questa visione io l'ho avuta nel 2005, cari amici, e nel 2005 i cellulari non facevano fotografie. E quindi ho dedotto dalla scena tutto questo perché alzavano le braccia e ponevano l'oggetto verso agli accadimenti. Il popolo era imbestialito e si riversava in tutte le strade e invocavano la rivolta bestemmiando contro i deputati del governo. Alcuni sono trascinati fuori dal Parlamento, questo lo vedo prima del Colosseo abbattuto. Mi ritrovo in piazza San Pietro e lì accadeva uno scannatoio che mai avrei immaginato. Vi erano teste mozzate di uomini di governo e di uomini di chiesa. Sembrava fosse un fiume per tanto sangue in terra. Ogni cosa, muri, fontane, pietre, sculture, erano schizzate e coperti di sangue. Mio Dio, mi sono detta, anche le fontane trasbordano sangue. Ovunque vi erano arti mozzati e corpi lasciati impudridire, abitazioni depredate dei beni. Fa caldo, questo lo vedo, è una notte molto calda. Una voce dice, San Lorenzo raccoglie il sangue dei martiri insieme agli angeli. Occhio alle date. Vedo trascinare fuori un uomo anziano e lo trascinano dal portone principale, ma non è vestito di nero, ha un abito grigio. Molti si sommano intorno alla preda speciale e vedo che è un papa, perché man mano, lacerandosi le vesti, a causa del trascinamento, il povero indossa l'abito bianco. Io non conosco quest'uomo, questo Papa. Posso solo dire che il colore della prima veste mi ricorda quella che porta San Francesco quando mi viene a trovare. Non avendo riconosciuto Papa Benedetto, ancora Papa Benedetto, sappiamo che sta per entrare nella realtà dopo Giovanni Paolo II. Quindi non avendolo riconosciuto ho tirato un respiro di sollievo, ma una ferita mi si è aperta nella parte centrale del polso destro dandomi dolori lancinanti. E la voce riprende, attenzione cari amici, per capire in quale momento la Chiesa storico si trova. Eresia, dice la voce, blasfemia, omosessualità, furto, omicidio, falsa testimonianza, indottrinamento secolare, attireranno sette piaghe terribili e alla fine vedranno quello che hai visto se resterà in vita. Ricorda, prima la rivolta, poi l'invasione. Poi tutto questo finisce. Allora perché, cari amici, ho voluto condividere con voi una dei tantissimi momenti delle mie notti insonni in cui qualcuno dice ma Manduria non è vera. Vedete, la verità di Manduria può venire anche da un semplice dato come quello riportato nei quaderni mentre dico vedo che fanno foto ma so che i telefoni non fanno foto. È semplice, basta andare con una logica rigida e razionale per capire come quegli scritti furono realizzati in quel tempo. E allora cari amici, se era quel tempo
e si realizzerà domani. Chi può dire che Manduria sia falsa? Solo coloro che intendono entrare nel gregge e lupanare tutte le povere pecore. Adesso, carissimi, mando un abbraccio, un saluto a tutti voi sacerdoti che forse non siete in comunione col Papa. Non importa, cari amici, ma non potete sottrarvi dal celebrare. E a quelli che dicono non andiamo a messa perché non vogliamo essere in comunione con e seguono vari epiteti, io vi dico quello che la Madonna mi ha detto per tutti questi 30 anni, che non andare dal Signore è l'unica volontà che il diavolo desidera, perché in questo modo le anime si sottrarranno alla grazia santificante e di conseguenza già abbiamo indemoniati, malati, malati psichici, socialmente distrutti. Quindi, cari amici, tenendo fuori dalla nostra vita i sacramenti come la comunione santissima con Cristo, evidentemente noi spezziamo la catena. Io capisco, molti potranno non accettare e accogliere. Credo che da oggi a decine diranno: io non seguirò più Manduria dopo aver ascoltato questo. Bene, arrivederci caro amico. Tu prega per me, io prego per te. Se Dio vorrà, ci vedremo in paradiso. Altrimenti però, caro amico, ci si vedrà in purgatorio. E lì sarà tutto molto più chiaro. Avremo la testa più fresca. E vorrei ricordarvi e terminare, cari amici, che come abbiamo letto le parole di Culto Shin, ricordando Alessandro, ricordando tutti, alcuni e tanti altri personaggi che nella Chiesa sono venuti, ci sono stati anche dei personaggi ambigui, degli antipati. La Chiesa ha camminato fin qui, ma mai si è sentito come in questo momento che dobbiamo spezzare la comunione con Cristo Carestia. Allora Papa Francesco, e voglio concludere veramente dicendo, anche lui fa parte, come fratello, come dice la Madonna, è sempre comunque un sacerdote, è stato un vescovo, fa parte di questa collana, e se noi tagliamo un solo anello, noi non riusciamo ad arrivare in fondo alla promessa della Madonna che ci riempie di gioia, di speranza, di grazia, di felicità, perché la Madonna quando appare non viene a dire le guerre, le catastrofi, non ce le viene ad annunciare, ma ci viene a mettere in guardia che quelle guerre e quelle catastrofi noi le possiamo allontanare. Quale più grande catastrofe della peste insana, della divisione all'interno della Chiesa? Allora, cari amici, voglio concludere dicendo anche a quelli che dicono ma Magara Bandal, nelle profezie è stato detto che dopo Benedetto XVI non ci sarebbe stato nessun Papa. Vi assicuro, cari amici, che queste cose sono manipolazioni della gente, perché Garabandà, noi di Manduria la conosciamo bene, conosciamo l'ordine che si è sviluppato intorno a Garabandà, che stanno per costruire una grande chiesa e sono a tutt'oggi sotto obbedienza del Santo Padre. E se qualcuno dice non lo devi chiamare Santo Padre, ma amici e fratelli, il Papa un solo nome ha, un non piacere. Allora chiamiamolo Vicario di Cristo. Ma se anche questo vicario dovesse essere il vicario peggiore della storia, abbiamo solo un obbligo, che è quello di pregare e offrire per lui, stando nella nostra Chiesa e dicendo ai nostri sacerdoti come si deve prendere Gesù e come dobbiamo iniziare a dialogare tra di noi in un'apertura che non sia né modernista, ma vi prego amici, neppure tradizionalista, all'insegna del vecchio,
perché il vecchio serve allo Spirito Santo per spianare i cuori e per portare le novità che chiaramente dobbiamo sapere conservare con grazia. E a proposito di questo invito ai sacerdoti che celebrano la messa tridentina a farlo, però non in nome di questa messa a dividere ulteriormente ancora i poveri cristiani. Ciò che resta importante è la fedeltà a Cristo, come abbiamo già letto prima, quando le prove ci colgono, è lì che dovremo dimostrare quanto saremo cattolici, cioè universali, nell'offrire noi stessi agli altri. Ora ci prepariamo per fare l'atto di consacrazione alla Madonna. Dich bitte ich als großer Sünder, dein Geheimnis zeige mir und weihe mich heute dir. O Immaculate Heart, Mother of my Lord, spring of the holy oil of perennial unction, as a great sinner I ask you to reveal your secret to me and this day to consecrate me to you. Acto de consagración, o Immaculado Corazón, Madre de mi Señor, fuente del óleo santo de la perenne unción, a ti yo pido como gran pecador, muéstrame tu secreto y conságrame hoy a ti. Con l'olio benedetto si fanno cinque segni di croce in onore alle cinque piaghe di Cristo, sulla fronte, sulla bocca, sul cuore, sul palmo delle mani, dicendo: Maria Madre dell'Ulivo benedetto Gesù, Santissima Vergine dell'Olio, toccaci, amaci e guariscici nel cuore, a tuo modo, con il tuo amore. Pierre tu l'onction, avec lui venu, per se, sel di qua, à l'univers de si, de plaît du Christ, sur les fonds, sur les lèvres, sur les pères et sur chaque forme de l'air. Marie, Mère de l'Olivier béni Jésus, Très Sainte Vierge de lui, touche-nous, aime-nous et guéris notre cœur à ta manière par ton amour. Gebet für die Salbung. Mit dem heiligen Öl, zu Ehren der fünf Wunden Christi, macht man fünf Kreuzzeichen auf die Stirn, auf den Mund, auf das Herz und auf die Handinnenflächen. Maria, Mutter des gesegneten Olivenbaumes Jesus, heiligste Jungfrau vom Öl, berühre uns, liebe uns und heile uns im Herzen, auf deine Weise und durch deine Liebe. Prayer for the anointing. With the blessed oil, one makes five signs of the cross in honor of the five wounds of Christ. On the forehead, on the mouth, on the heart, and in the palms of the hands. Mary, Mother of the Blessed Olive Tree Jesus, Most Holy Virgin of the Oil, touch us, love us, and heal us in the heart. In your way,
with your love. Orazione con l'unzione. Con el olio bendito se hace el cinco señales de cruz en honor de las cinco llaves de Jesús, en la frente, en la boca, en el corazón y en las palmas de las manos. María, Madre del Olivo, bendito Jesús, Santísima Virgen del Oleo, tócanos, ámanos y cúranos en el corazón, a tu manera y con tu amor. Momento. Cari fratelli e sorelle, abbiamo ascoltato e meditato in questo momento delle parole importanti. Ora è tempo di riflettere molto seriamente questo messaggio giunto da Manduria, come grazia per noi e per le nostre famiglie, ma anche come benedizione. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus. Amare, donare tutto, amare, donare tutto.